condanniamo il comportamento di questo consiglio. Questo consiglio avrebbe potuto restare. Facciamo una premessa, c'era un ordine del giorno, la ricostruzione del post-sisma Abruzzo, in cui un consiglio, un'assise elettiva democratica si deve aspettare che qualche cittadino voglia andare ad ascoltare, no? Immagino che interessi l'argomento. Benissimo, alcuni cittadini sono andati ad ascoltare e si sono trovati le porte e i cancelli chiusi col lucchetto. Si sono trovati ancora una volta i poliziotti tra noi e i nostri rappresentanti che parlano di cose che ci interessano moltissimo. Bene, si doveva aspettare questa grande partecipazione, c'è stata, ci hanno chiuso le porte in faccia. È chiaro che a quel punto i nostri animi si scaldano ed entriamo gridando degli slogan. Non abbiamo intenzione certo di fare male a nessuno e non siamo mai stati violenti. Era possibile benissimo sospendere la seduta nel momento in cui si gridano degli slogan, è normale che non ci può essere un sereno svolgimento, si poteva tranquillamente parlare con noi che siamo tutte persone civili e chiedere di riprendere in tranquillità la seduta. Questo non è stato fatto, il presidente Chiodi è andato via immediatamente dopo aver preannunciato di non voler essere qui, per cui noi intanto condanniamo questo comportamento. Ribadiamo le cose che abbiamo detto nel volantino che abbiamo consegnato, cioè il no al commissariamento, il no a Cicchetti, il no alle ordinanze, una ricostruzione non si fa con le ordinanze, sì a una legge, il no alle tasse per gli aquilani e sì a una tassa di scopo, il governo non trova i soldi per fare delle agevolazioni fiscali a noi, ha trovato i soldi la Brambilla per fare le agevolazioni fiscali per la costruzione di campi da golf, con la scusa che in questo modo si rilancia l'economia di questo paese. Non hanno nemmeno il pudore, la vergogna di dire queste cose. Quindi ribadiamo i contenuti del nostro volantino largamente condivisi da tutti noi, dopodiché lo indirizziamo ai consiglieri, chiediamo ai consiglieri una presa di posizione rispetto al commissariamento e a quello che noi chiediamo. Cioè noi chiediamo, quello che io ho detto con veemenza prima, lo dico adesso con più calma, questi consiglieri hanno intenzione o no di riprendersi la loro dignità di eletti? Perché i compiti che si stanno dando da svolgere a Cicchetti, cioè compiti di vigilanza, la legge dice che spettano ai consiglieri, va bene? Allora noi gli chiediamo se loro questi compiti hanno intenzione di esercitarli in quanto eletti o se invece vogliono che rimangano attribuiti dall'alto a qualcuno che non ha nessun titolo di nessun tipo per esercitarli. Quindi vi chiedo se ci sono interventi, contributi, miglioramenti di questo. Dopodiché decidiamo che cosa fare, quando ci vogliamo riaggiornare, se restare qui. E su questo io aspetto di sentire quello che pensate voi. Intanto pensate che possiamo condividere in questi termini, con questi contenuti, il documento? Sì, sì. Lo scriviamo immediatamente e lo consegniamo ai consiglieri e alla stampa. Dopodiché si accettano proposte sulla...